questione della, della delocalizzazione non è soltanto una deviazione, ci sono talvolta delle ragioni senza che ciò rechi danno alla presenza in Italia. Da una parte comprende le ragioni dei tanti imprenditori italiani che scelgono di lavorare oltre confine, dall'altra non nega l'esistenza di problemi fra Italia e Svizzera e chiede che vengano affrontati e risolti al più presto. Si è chiusa in Canton Ticino, terra di frontiera, la visita di Stato nella Confederazione Elvetica del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ultima tappa a Lugano, presso l'Università della Svizzera Italiana, dove Napolitano ha partecipato al convegno dal titolo Il valore dell'intreccio culturale fra Svizzera e Italia. Argomento quanto mai attuale, alla luce dei rapporti, a volte conflittuali, fra due paesi simili e profondamente legati, ma al tempo stesso alle prese con delicate questioni da risolvere, dai frontalieri ai ristorni. Problemi complessi che oggi debbono essere affrontati per riconfermare e rafforzare le relazioni di profonda amicizia e sinergia tra Italia e Svizzera. Questi problemi siamo in grado di risolverli, questo ci siamo detti ieri, non dobbiamo ritenerli, anche quando ci sono delle manifestazioni, diciamo, dell'opinione pubblica che possono turbarci, dobbiamo saperne cogliere il senso profondo e volgerlo a favore di un rafforzamento sia dell'amicizia tra i nostri due paesi, sia del nostro convergere verso l'Europa. Non è mancato, infine, un riferimento alle vicende italiane e alle vicine elezioni europee. Vi esorto a considerare con serenità le vicende italiane, che è quello che io faccio come posso a mia volta in Italia, e di serenità abbiamo o avremmo forte bisogno in Italia, anche nel confronto delle opinioni e nei momenti accesi di competizione politico-elettorale.